davvero iniziare l'anno pastorale con questo Vangelo così conosciuto, così impegnativo, e che tutti gli anni ritorna, proprio quando, come dire, la baracca di ogni comunità, di ogni parrocchia, di ogni movimento, di ogni associazione si rimette in moto. E tutti gli anni troviamo lo stesso Vangelo, che è un po' l'essenziale, che è la domanda: chi è Cristo, chi è per noi Cristo? Questo Gesù che continuiamo a cercare, che continuiamo a celebrare, che continuiamo ad aspettare, che continuiamo a raccontare. Questo Gesù per cui ci sono delle persone che addirittura sono disposte a morire. E Dio solo sa quanto ci mette in crisi questa loro fede e questa loro forza, e quanto ci interpella in questo Occidente che fa un po' il distratto quando i cristiani vengono uccisi. La scena la conosciamo bene, quest'anno stiamo leggendo Marco, che è un po' più asciutto rispetto agli altri, ma pure è l'essenza di tutto. L'intero Vangelo di Marco è costruito intorno a questa domanda: chi è veramente Gesù? Chi è quest'uomo? Quest'uomo per cui da 2000 anni si continua a riflettere, a dibattere, quest'uomo che viene cercato da molte persone, quest'uomo che è al centro della riflessione di milioni di esseri umani. Possiamo avvicinarci a lui come una persona interessante, uno di quelli che ha segnato la storia. Come dire, il pensiero popolare sostiene che uno di quelli che è stato tradito poi dai suoi seguaci, che saremo noi, ahimè. Oppure possiamo prendere la sua provocazione dritta in faccia, quando Gesù dice: chi sono io per voi, non chi dice la gente, non cosa si dice in giro. Noi abbiamo un po' questa mania, almeno io così, di essere molto attenti a quello che gli altri dicono e dimenticarci invece dell'essenziale, di ciò che Gesù dice di se stesso, di ciò che siamo chiamati a dire. Insomma, attenti alle risposte da catechismo. Ed è bello perché Marco, dicevamo qualche domenica fa, questo suo strano modo di procedere per cui Gesù, nel Vangelo di Marco, guarisce le persone e poi ordina loro di star zitte, quello che viene chiamato il segreto marciano, è proprio Pietro a lanciarsi. Quando Gesù pone la domanda: la gente chi dice che io sia, ma voi chi dite che io sia? È Pietro che si lancia e dice: tu sei il Cristo. Guardate, non era una risposta facile, perché Gesù era tutto fuorché un Messia così come ce lo si aspettava, fuorché il Messia che la gente aveva imparato ad aspettare come un guerriero vittorioso. Gesù era al contrario, perché Dio appare sempre sotto mentite spoglie, come non ce l'aspetteremmo forse. E Pietro si lancia: tu sei il Cristo. Mamma mia, straordinario. E Gesù però, una volta che Pietro dice questo, spiega a Pietro, agli altri e a me, in che modo lui vuol fare il Cristo, quindi non come il vittorioso, ma come il servo della parola, il servo dell'identità di Dio, il servo dell'annuncio. E dice, questo è straordinario, ne riflettevo proprio oggi con una persona, che lui è disposto a morire pur di non tradire quest'idea di Dio. È disposto a salire sulla croce, qualunque cosa. E Pietro, che si è appena sentito dire: guarda, tu avrai un ruolo all'interno della comunità, tu sarai quello che aiuta gli altri, che li porta nella fede, e Pietro, che si sente investito, ovviamente prende da parte Gesù e gli dice di non scoraggiare il morale delle truppe. Mamma mia, quante volte noi facciamo come Pietro, io faccio come Pietro, che voglio insegnare a Dio come si fa a fare Dio. E Gesù ha questa risposta lapidea, terribile, lapidaria, terribile: lontano da me, Satana, cioè tu pensi secondo la logica del mondo. C'è scritto in greco: vai dietro di me, diventa mio discepolo, converti il tuo pensiero. Esiste un pensiero del mondo che è diabolico, satanico, che è opportunista, che è molto saggio ma molto piccino. E poi c'è il pensiero di Cristo. Questo pensiero che un po' ci spaventa, un po' ci inquieta, un po' ci affascina, perché Gesù a un certo punto, avete sentito, parla esplicitamente della croce. Ora, non c'è nulla di più pericoloso del parlare della croce ai cristiani,
perché subito ci viene in mente la sofferenza, il sacrificio, la fatica e tutte queste cose inutili che un pochettino ci siamo raccontati. Perché dico questo in maniera così provocatoria? Perché la croce non è in alcun modo legata alla sofferenza, o perlomeno non così come Gesù le intende. Gesù non sta dicendo soffrite molto, sta dicendo fate come me che sono disposto ad andare fino in fondo, fate come me che sono disposto davvero a donare tutto, purché il volto del Padre venga rivelato, venga conosciuto, venga contemplato. Insomma, per essere discepoli del Signore bisogna essere disposti anche a mettersi in gioco fino a questo punto. Bisogna essere disposti a seguire Cristo non soltanto nel momento della gloria, ma anche e soprattutto quando costa fatica, quando siamo contro il pensiero dominante, quando essere cristiani oggi, anche in Europa, è la cosa meno sportiva che possa succedere. Per carità, Papa Francesco è simpaticissimo, bla 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 bla, però poi nella sostanza, appena si difende la vita, la famiglia, la pace, appena si dice che il capitale non è il Dio del mondo, o non dovrebbe esserlo, allora siamo meno simpatici. Insomma, come vedete, un inizio un po' tosto, un po' bello, un po' forte, un po' essenziale. L'augurio che vi faccio in questa settimana è chiedermi, chiedervi, chiederci, ma chi è veramente Gesù per noi? Buona domenica. Yeah.